È incredibile che una luce lampeggia all'improvviso come gli spiriti. E cari amici, delle luci hanno preso a vibrare proprio da quando siamo arrivati noi. E il contatto, noi intanto, ecco Gennaro Gelmini nuovamente a consegnare le mie lettere. Le mie lettere riguardanti Nibiru, Planetit, Cercolobus. È naturale, qui a Roma abbiamo il Quirinale. Sempre qui, su 23 anni che divulgo, chiaro. E questo video, guarda caso, queste luci che all'improvviso iniziano a vibrare quando arriviamo noi, quel buon vento. Allora parliamo di messaggio dagli spiriti di Nibiru, Planetit, qui da Roma. Inverno, ma una giornata senza vento, di sole, non fa freddo, almeno nella seconda parte della giornata è venuto il sole. E guardate che bello. Naturalmente nel consegnare il nostro scritto, ecco, Gennaro Gelmini, ho messo alcuni punti cruciali. Lo scritto del 3 dicembre 2021, oggi è questo venerdì 3 dicembre 2021, e i nodi cruciali sono praticamente dei punti da cui si può percepire ciò che è lo svilupparsi dell'attività sismica e vulcanica. Quindi in base alle situazioni nel cielo poi si creano anche delle situazioni sulla terra. E abbiamo, ho descritto del periodo la cometa, poi l'eclissi di luna, la più interessante degli ultimi cent'anni, la più duratura degli ultimi cent'anni, durata più di ogni altra eclissi dell'ultimo secolo. Allora, l'eclissi di luna del 19 novembre 2021 e l'eclissi di sole del 4 dicembre 2021. L'eclissi di sole che avverrà domani mattina, però visibile soprattutto sull'Antartide. E in base a queste situazioni, ecco che 18-19 giorni successivamente a queste situazioni nello spazio, si crea un aumento sismico vulcanico, un aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, quindi da calcolare attorno al 23 dicembre 2021. Naturalmente una lettera piena di attenzioni anche riguardo comunque quello che verrà, anche dando buon esempio per quello che è il nostro futuro. C'è tante situazioni che ci sono, ve ne dico una: da domani anche a Roma obbligatoria la mascherina, oggi no, siamo al 3 dicembre 2021, e in un momento così invece anche una buona prospettiva per il 2022, finalmente cambiamento, ci risolleviamo, il 2022 che ci risolleviamo, questo incontro con le creature extraterrestri, interterrestri, che parlo un po' così, io sto facendo viaggi, è una faticata, però ci voleva, quindi stiamo dando il 100% e ovviamente quando diamo al 100% poi la stanchezza si fa sentire, ma ci voleva. E questo è il Palazzo del Quirinale, qua siamo in Piazza del Quirinale a Roma. E adesso andremo in un bel po'. Ok, rimanete in linea cari amici. Al 3 dicembre 2021 da Roma, Gennaro Gelmini. Andiamo.
di là verso il centro, centro città. Però andiamo con l'autobus, così non dimagriremo mai. Ma dimagriremo, dimagriremo. E come passa presto il tempo. Ciao uccellino. E cari amici, siamo di ritorno verso casa. Siamo di ritorno verso casa per tornare a Milano. Da Roma, appunto, Roma Tiburtina, e vedete c'è qui il binario 17, il nostro treno per Milano, che poi andrà fino a Torino, parte da Salerno, passa a Roma Tiburtina. Di là l'altro binario, e c'è di mezzo il marciapiede. Noi qui l'aspettiamo, il treno binario 17. Che binario è l'altro? Nella logica, se questo è 17, questo sarà 18. Cari amici, 17, e cosa leggete? 24. Binario 17, dall'altra parte binario 24. Binario 24, binario 17. Poi un giorno scopriremo a cosa sono attribuibili questi misteri. Per ora, cari amici, ne andremo a casa, che abbiamo fatto abbastanza. Qui da Roma Tiburtina.